Bene, buongiorno a tutti, grande pubblico e un grande personaggio. Federico Rampini lo conoscete tutti quanti per la sua lunga milizia su Repubblica, ma non solo per questo, ma perché è l'interprete più attuale, più letto, più informato e anche scientificamente, giornalisticamente informato. Quando dico giornalisticamente intendo dire che egli si occupa di futuro non come potrebbe farlo un futurologo o uno di quelli che consultano la palla di Pietro, ma con dati, con informazioni. Ha destinato la sua vita ad un itinerario che lo ha portato dagli Stati Uniti, poi alla Cina, insomma, dove si crea questo futuro. Ed è un futuro che si crea di rimbalzo da una parte all'altra. Nel suo libro Occidente Estremo dimostra come l'equilibrio del mondo si sta spostando verso l'estremo oriente, perlomeno dal punto di vista economico, mentre dal punto di vista della creazione dell'immaginario collettivo, cioè della creazione delle mode, delle culture, delle idee, delle innovazioni, eccetera, l'America continua a conservare questo primato nel mondo. Insomma, futuro è una parola che ha sempre sollecitato la nostra immaginazione, però adesso diciamo tutti quanti che il futuro non è più quello di una volta, perché per la prima volta, forse dal dopoguerra, cominciamo, perlomeno in Italia, ma Federico Rampini ci dirà che cosa succede altrove nel mondo, a guardare a questo futuro non più come, diciamo, come un momento di avanzamento, di progresso, di una società che va sempre meglio, un'economia che va sempre meglio, e quindi non la vediamo più in termini di speranze di domani che cantano, se vogliamo dire, se possiamo dire questa espressione, ma in termini di angoscia. Cioè abbiamo un po' paura di questo futuro, sappiamo o siamo convinti che stiamo andando verso una dimensione della nostra società in cui i nostri figli probabilmente vivranno non meglio di noi, forse come noi, ma probabilmente peggio di noi, se parametriamo però questo peggio solamente in termini economici e non in altri termini, in termini sociali, culturali, eccetera. Quindi io vorrei cominciare nel chiedere a Federico che cosa ne pensa di questo, e soprattutto poi riprenderemo il discorso che riguarda l'Italia, se ritiene che in Italia si pensi sufficientemente al futuro, nel senso se le nostre forze politiche, i nostri partiti, eccetera, non siano assolutamente appiattiti sul presente, autoreferenziali verso i propri problemi, senza che si veda così, un progetto di società, un progetto da consegnare ai nostri figli che possa delineare un possibile futuro italiano. Allora, Federico, è vero che il futuro è visto in termini di angoscia più che di prospettive di speranza, e che avviene in particolare in Italia? Ma intanto ti sono grato di aver specificato che non faccio il futurologo, credo che il pubblico lo sapesse già, ma ci tengo a sottolineare questo aspetto, nel senso che non è mio mestiere fare previsioni, a volte anche quelli che lo fanno di mestiere sbagliano, e quindi sono contento di aver scelto un altro mestiere. Io piuttosto mi esercito a raccontarvi il mondo come lo vedo. E ho il privilegio, ho avuto il privilegio per tutta la mia vita, per la verità, ancora molto prima di essere scaraventato in America, in California 12 anni fa, o in Cina nel 2004 per 5 anni, poi adesso di nuovo a New York, ma anche prima ho avuto una vita da nomade globale fin da bambino praticamente. Quindi il mio mestiere è di tenere gli occhi aperti, di raccontarvi quello che vedo, e poi dalle cose che vedo qualche indicazione sul nostro futuro si può trarre, perché io metto in piedi perché forse mi rendo più visibile. Non perdo mai l'occasione per guadagnare qualche centimetro di statura, visto che la natura non è stata generosissima in centimetri. Ecco, se posso trovare un filo conduttore nel mio itinerario di
di giornalista e di osservatore, ho cercato, e in parte credo di essere riuscito, di trovarmi sempre un passo avanti nell'esplorare i laboratori della modernizzazione, poi sono stati spesso anche laboratori della globalizzazione, come l'abbiamo battezzata, per cui, non so, alla fine degli anni 90 ero per la Repubblica già inviato in Europa e ho seguito quella fase molto cruciale per noi, perché oggi ne stiamo raccogliendo i frutti o pagando le conseguenze, che fu la nascita della moneta unica. E io ero inviato tra Bruxelles e Francoforte, cioè tra la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, quando l'euro veniva progettato, costruito, si firmavano i trattati, il trattato di Maastricht, e l'Italia passava gli esami di ammissione. Tra l'altro in quel periodo feci anche un libro con Mario Monti, che era commissario a Bruxelles, con cui riflettevamo su quello che sarebbe stato il prezzo o il vantaggio per l'Italia. E oggi ne faccio un bilancio ex post nella crisi attuale. Poi dopo sono stato in California quando ci fu la prima New Economy, quindi ho visto nascere, muoversi quella straordinaria macchina dell'innovazione che è la Silicon Valley, vicino a San Francisco. Già al passaggio del millennio succedevano là delle cose straordinarie che avrebbero costruito il mondo di internet in cui oggi noi ci muoviamo, e poi da lì ho fatto il balzo sull'altra sponda del Pacifico, perché stando in California mi era più chiaro, diciamo, la California ha una proiezione verso l'Asia e capivo che là bisognava andare, perché stava succedendo qualcosa di nuovo. Adesso sono tornato a New York da 3 anni e ho il privilegio, per esempio, di seguire sia nelle sue vicende interne sia nei suoi viaggi internazionali quello che considero probabilmente lo statista più interessante del nostro tempo, che è Barack Obama. Più interessante soprattutto, anche se la sua azione di governo in America è stata molto contrastata, il bilancio è un bilancio a chiaroscuri, non trionfale sicuramente, lo si vede anche da queste elezioni, questa campagna elettorale molto combattuta in America. Tuttavia quello che mi colpisce in particolare di Obama è che, a proposito di futuro, poi vengo a rispondere in modo anche più preciso, ma a proposito di futuro trovo che Obama è il leader dei nostri tempi che ha la visione più lucida di quello che sta accadendo nel mondo. Ha un'idea del futuro, ha un'idea del futuro che incorpora un elemento di declino dell'Occidente, di declino anche della leadership americana, che lui cerca di governare in modo lungimirante. Ecco, non ci sono delle ricette sul futuro che io sia pronto a darvi, però vorrei cominciare un po' a ritroso, poi ritorno nel mondo più distante da noi per fare qualche osservazione sul futuro. Ma siccome c'è una riflessione che mi viene immediata in questo luogo, perché ero qui l'altro ieri, quando ero appena sbarcato da New York, il jet lag mi consente di essere molto nottambulo, cioè non ho difficoltà a stare sveglio a lungo. Quella sera mi sono seguito tutta una serie di dibattiti, ero venuto soprattutto per sentire un autore che stimo molto, che insegna che negli Stati Uniti, ma non ci eravamo mai incontrati prima, l'ho dovuto incontrare qua, è Maurizio Viroli, che ha scritto La libertà dei servi, un bellissimo, bellissimo libro su noi italiani e sui vizi degli italiani da Machiavelli in poi. Ma prima di lui ho sentito parlare qua dentro il ministro dell'ambiente Clini, il quale sostanzialmente non ha smentito che qua vicino cominceranno le trivellazioni per esplorare giacimenti
nell'Adriatico, le coste della Puglia, comprese le isole Tremiti, dove per combinazione io ho passato un pezzettino delle mie vacanze quest'estate, le ho scoperte per la prima volta, sono un gioiello, sono un vero gioiello. Vi posso dire, quest'estate ho fatto delle vacanze inusuali, di solito faccio poche vacanze brevi. In Puglia torno già il secondo anno consecutivo perché mi giro tutti i festival culturali della Puglia che trovo una ricchezza straordinaria. E ho scoperto le isole Tremiti, poi per una coincidenza quest'anno, appunto vacanze inusuali, ero stato invitato per un giro in barca nella Polinesia francese, che è molto famosa, Tahiti, insomma zone, le isole Marquise, dove il pittore Gauguin andò a trovare ispirazione. Posso assicurarvi che le Tremiti sono più belle, ma non lo faccio per piaggeria, nel senso che c'è, ed è importante capire perché le isole della Polinesia sono meravigliose, un mare stupendo, incontaminato, gli atolli, le barriere coralline, però sono totalmente prive di storia, sono prive di storia, cioè uno può soltanto fare mare, se piace fare snorkeling, pesca subacquea, no, pesca è vietata, ma osservazione subacquea, poi però non c'è nient'altro da fare. Qui le isole Tremiti, come tantissimi altri posti qua vicino, la bellezza della natura si unisce con una storia, e questo è presente in pochi luoghi al mondo. Da qui bisogna partire per costruire il nostro futuro. L'idea che l'altra sera qui esprimeva il ministro Clini, cioè che se scoprissimo che l'Adriatico è ricco di energia, bisognerebbe ripensare, potrebbe essere una risorsa strategica, lì c'è una mancanza proprio di visione del futuro, perché per esempio quello che mi è chiarissimo stato negli Stati Uniti è che il mondo ha già adesso un eccesso di gas naturale. Il gas naturale, se ne sono scoperti giacimenti ovunque, ce n'è una sovrabbondanza, non è una risorsa strategica, cioè basta aprire il rubinetto e esce fuori il gas naturale, non è una risorsa strategica, lasciamo che lo producano altri, è una commodity come si dice nel gergo degli economisti, cioè è sovrabbondante sul mercato, non è su quello che l'Italia, tantomeno questo pezzo d'Italia, può pensare di costruire un futuro vero, che abbia un senso, che sia degno di essere pensato, progettato e vissuto. Poi vengo un attimo però a rispondere alle domande su il futuro visto anche da altre parti del mondo. Intanto voglio dire che il tema del nostro declino è un tema molto importante, è vero che questa crisi che stiamo vivendo, quella che ho definito la grande contrazione, perché è molto più di una normale crisi economica, non è una recessione, è un rimpicciolimento del mondo in cui viviamo, delle prospettive, degli orizzonti. Quando parlo al plurale siamo, mi riferisco alle generazioni più o meno vicine alla mia, siamo le prime generazioni che non hanno più nessuna certezza che le pensioni che ci sono state promesse ci saranno versate, anzi probabilmente è certo il contrario. Siamo le prime generazioni i cui figli debbono cominciare ad adattarsi ad avere un tenore di vita inferiore ai genitori. Una cosa che non accade da tanto tempo in Occidente. Se risaliamo indietro di secoli, i cicli economici erano molto più feroci e crudeli, cioè c'erano periodi di decadenza, di impoverimento, guerre, carestie, spopolamento di intere aree del mondo, ma nell'epoca moderna siamo abituati a una progressione piuttosto lineare, e il miglioramento era quasi costante, magari con delle pause, abbiamo avuto in un secolo due guerre mondiali, però poi si ripartiva e la direzione era sempre verso l'alto. Adesso stiamo entrando in una fase proprio diversa,
sostanzialmente diversa, perché si congiungono in questa crisi degli elementi che non erano mai accaduti tutti insieme. Cioè noi abbiamo una crisi ambientale che è evidente nel fatto stesso di dover competere con 1.300.000.000 di cinesi, 1.100.000.000 di indiani per le stesse risorse naturali. Abbiamo uno shock demografico legato al fatto che, legato a un'anomalia, cioè c'è stato per un ventennio nel dopoguerra un boom demografico che è un unicum nella storia umana, cioè improvvisamente dal 45 al 65 in tutto l'Occidente si sono fatti figli in grande quantità e poi si è smesso. Poi abbiamo smesso di fare figli. Ecco, quindi si è creata questa specie di bolla. C'è una figura abbastanza interessante per illustrarla, è quella dell'elefante nel pitone, che è ripresa da uno dei più popolari racconti per l'infanzia, quel capolavoro che è Il piccolo principe di Saint-Exupéry, no? In cui il bambino disegna questa figura che sembra un cappello e tutti gli adulti credono che sia un cappello perché non hanno fantasia. E soltanto un bambino può capire che quello invece è un serpente che ha inghiottito un elefante, quindi c'ha lo stomaco. Ecco, i demografi, gli studiosi di demografia si sono impadroniti dell'immagine di Saint-Exupéry e definiscono le generazioni del baby boom, quelli che sono nati fra il 45 e il 65, che pensate, solo in America sono oggi il 30% della popolazione, racchiusi in questi 20 anni di fasce d'età, sono il serpente... l'elefante nel pitone, perché man mano che si spostano c'è questo gonfiore, no? Tra un po' arrivano all'età della pensione. In Italia sono già arrivati i più vecchi dei baby boomer, sono già arrivati in America, l'età pensionabile è 67 anni, quindi stanno per arrivare. Per darvi un'idea, no, di cosa rappresenta questa generazione, sono quelli che vanno da Barack Obama a Bill Clinton, no? Cioè sono queste due presidenze, sono tutte e due dei baby boomer, e la parte più numerosa della popolazione, ma dietro invece c'è una popolazione molto sottile, quindi questo shock demografico già di per sé non ha precedenti nella storia, il fatto che non c'è dietro una popolazione in grado di sostenere i baby boomer quando dovranno andare in pensione, quindi bisogna reinventare completamente l'assetto delle nostre società. Infine, oltre al tema del declino dell'Occidente, del baricentro della storia che torna verso l'Asia, verso quei paesi che erano stati i paesi più avanzati fino a 5 secoli fa, noi abbiamo poi nel cuore di questa crisi una dilatazione patologica delle diseguaglianze sociali, che è il punto di analogia con la crisi degli anni 30. Il 1929 nasce come un collasso finanziario che aveva avuto nel ventennio precedente come retroterra una anomala dilatazione delle diseguaglianze sociali. Questo è uno dei temi importanti di questa crisi. Oggi, parlando di futuro, quello che certamente colpisce è che se uno vuole ritrovare un'idea positiva del progresso, e a me capita di imbattermi in una visione molto ottimista del futuro, in una visione molto fiduciosa, bisogna andare nelle nazioni emergenti. Cioè, una delle cose che mi sono rimaste incollate addosso di quei 5 anni che ho vissuto in permanenza in Cina, e poi ho continuato a frequentare l'Asia, ma per 5 anni sono proprio stato lì, ho avuto casa nel cuore di Pechino, è che pur con gli enormi problemi che hanno in Cina, come in India o in Brasile, un'altra nazione emergente che ho frequentato molto per altri motivi e in altri momenti della mia vita, fino a epoca molto recente, quando ci sono tornato proprio al seguito di Obama, in un viaggio, una visita ufficiale di Obama, è che bisogna andare lì per respirare quell'atmosfera elettrizzante
energizzante, direi, che probabilmente noi abbiamo avuto negli anni 50, no? Quando c'era l'idea che il progresso, che il futuro ci apparteneva, che ne avremmo fatto qualcosa di meraviglioso. È un'idea che può contenere anche delle illusioni pericolose, ma però fa bene ogni tanto immergersi in quel clima. Io infatti ai giovani italiani consiglio non di trasferirsi all'estero, perché di esodo di cervelli ne abbiamo già fin troppo, però un pezzo del proprio percorso formativo, immaginarlo in uno di questi grandi paesi emergenti, oppure in California, perché la California è sempre una palestra di invenzione di un altro futuro, cioè lì sono abituati a macinare, a fabbricare una rivoluzione tecnologica ogni 10 o 20 anni, quindi anche quello è un bel laboratorio per la fantasia del futuro. E ecco, ogni tanto, visto che qui in Italia e in Europa siamo immersi in una sindrome del declino permanente, è utile anche andare a confrontarsi con una visione diversa del futuro. Senti Federico, un applauso mi sembra, ecco. Ma insomma si può dire che la nostra epoca recente sia racchiusa in un simbolo che è il frigorifero, nel senso che nel momento del boom economico il frigorifero che entrava in casa era un momento, era un simbolo di qualcuno che ce l'aveva fatta, no? che cominciava a vivere il progresso e il benessere. Adesso il frigorifero ce lo teniamo, anche se con l'acqua, anche se è vecchio, eccetera, cioè evitiamo di fare un consumo che forse magari sarebbe anche utile per rimettere in moto l'economia. Banalmente, secondo il senso comune quello che si coglie parlando in giro, eccetera, si dice che, e tu ne hai accennato adesso, ma insomma ti vorrei che approfondissi questa cosa, riferendoti anche al tuo libro Occidente Estremo, si dice che la colpa è della Cina. Allora, dobbiamo, tanto per cominciare, parlare di colpa o parlare di opportunità. Ma poi tu nel libro dici una cosa che è interessante, ci apre il cuore alla speranza come occidentali, e cioè che la magnifica decadenza dell'America potrebbe in fondo far bene a tutti. Ecco, prima di dirci una parola che noi possiamo dire ai nostri figli riguardo al futuro, vediamo questi scenari, come si sono messi in moto e come interagiscono fra di loro e come influiscono poi anche sulla nostra vita di ogni giorno. Vado per ordine, quindi comincio da... sto coprendo lo schermo. Comincio... mi vedono lì, quindi posso stare seduto perché sono visibile. Giusto, non ci avevo pensato, non mi ero accorto. Il nostro futuro ce l'hanno rubato i cinesi, ma io ho avuto la fortuna nella fase proprio di passaggio del millennio, mentre ero in California, per il mio giornale ho seguito anche i negoziati, la parte finale dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Cina per l'ingresso della Cina nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, quella che è stato veramente il grande salto che ha poi aperto alla Cina i mercati di tutto l'Occidente. Si chiama anche quella che si chiama la WTO, World Trade Organization. E ho accompagnato delle delegazioni ufficiali, delegazioni miste di politici e imprenditori americani che andavano in Cina a negoziare. E tra l'altro è veramente singolare ricordare in che atmosfera questo accadeva, perché gli americani erano convinti che avrebbero colonizzato la Cina. C'era proprio una prospettiva completamente diversa dei rapporti di forze, cioè erano convinti di andare a conquistare un mercato e i cinesi in buona parte, almeno un pezzo della classe dirigente cinese condivideva questa visione. Ci fu all'epoca un dibattito ai vertici del Partito Comunista Cinese con un'ala importante del partito che si opponeva alla liberalizzazione dei mercati, perché diceva saremmo travolti, verremo colonizzati, e le cose sono andate diversamente, come sappiamo.
Quell'epoca io la ricordo in un altro libro che è alla mia sinistra, perché lì ci sono stati degli errori compiuti dalla sinistra occidentale. Parlo di sinistra in senso lato, ci includo dentro una figura importante come Bill Clinton, presidente all'epoca, perché era presidente lui quando fu negoziato l'ingresso della Cina nell'Organizzazione del Commercio Mondiale. Ricordo un leader della sinistra europea che ebbe una visione lucida e lungimirante, era Jacques Delors, socialista, cattolico socialista francese, era presidente della Commissione europea, che invano tentò di convincere i governanti d'Europa e degli Stati Uniti di negoziare una carta sociale della globalizzazione. Cioè si rendeva conto che quella era una fase in cui noi avevamo ancora il potere contrattuale per chiedere ai cinesi di, insieme con l'accesso che gli stavamo per dare ai nostri mercati, chiedergli delle garanzie, per esempio, di rispetto dei diritti dei lavoratori. Abbiamo perso quell'occasione, è stato un errore storico dei riformisti, dei progressisti che erano al governo in molti paesi del mondo a quell'epoca. Credo che abbiamo solo perso del tempo, degli anni preziosi, ma che il problema si ripropone e si riproporrà in altre forme, perché negli ultimi 2 anni si è aperto un ciclo di conflitti sociali in Cina molto importanti, lotte operaie, scioperi selvaggi. Lo sciopero è illegale in Cina, ma scioperano lo stesso, a proprio rischio e pericolo, ma lo fanno. E dall'interno della Cina il problema sta rinascendo, quindi io credo che per fortuna gli operai cinesi sono i nostri alleati, nel senso che anche lì, con il progresso, con l'aumento del tenore di vita, del benessere materiale, cominciano ad affiorare nuove rivendicazioni. E questo è un anno molto delicato per la Cina. Sapete, è stato programmato da tempo l'avvicendamento generazionale ai vertici della Cina, cioè a fine anno, tra un mese in realtà, col congresso del Partito Comunista Cinese, si ritirerà dalla scena gradualmente l'attuale numero uno, che è Hu Jintao, presidente della Repubblica e segretario generale del Partito Comunista. Lo sostituirà questo Xi Jinping, che al momento è il vicepresidente, e stanno succedendo cose molto strane quest'anno in Cina. Lui è sparito, questo dirigente. Lui è sparito, ecco, è riapparso ieri per la prima volta, ma era sparito misteriosamente per una settimana il futuro numero uno del regime, scatenando le voci più disparate e fantasiose. Prima c'era stato quello scandalo incredibile, meraviglioso oserei dire da un punto di vista letterario, perché neanche la fantasia dei romanzieri più scatenati poteva immaginare la vicenda di Bo Xilai, che è caduto nella polvere dopo essere stato uno dei pezzi grossi del regime. Era il capo del Partito Comunista nella città di Chongqing, che non è un nome che suona familiare in Occidente, ma in realtà è la città più grande del mondo, non solo della Cina, 30 milioni di abitanti. È una città che si trova nel cuore della Cina, nel centro, sul fiume Yangtze, è il più grande centro industriale del pianeta per la quantità. È un inferno dantesco, io ci sono stato più volte, cioè il livello dell'inquinamento, perché è una distesa di fabbriche a perdita d'orizzonte, oltre che di quartieri popolati dagli operai che lavorano in quelle fabbriche. E il livello dell'inquinamento è tale che non c'è più differenza tra il giorno e la notte, cioè il colore del cielo è lo stesso nero di giorno che di notte. Comunque è una zona molto ricca del paese come polmone industriale. Bo Xilai, che era il numero uno del Partito Comunista, si è scoperto che era praticamente un boss mafioso su una scala, cioè la polizia, i suoi ordini, per dire, normalmente sequestrava degli imprenditori per chiedere dei riscatti, proprio praticava il sequestro di persona a scopo di estorsione, la polizia al servizio del segretario del Partito Comunista. Ma tutto questo si è scoperto il giorno in cui la moglie di Bo Xilai ha fatto uccidere dal maggiordomo
un uomo d'affari inglese che era probabilmente il suo amante, ma anche gestiva il patrimonio all'estero della famiglia di Boscilai e aveva consentito anche al figlio di andare a studiare niente meno che a Harvard, la migliore università degli Stati Uniti. È un romanzo. Federico, ti interrompo un attimo, scusami. Dobbiamo stare nel giro di un'ora, poi stai raccontando queste cose alla Scive in una chiesa, per quanto sconsacrata, non mi sembra il caso. Scherzo. E le cose che hai detto tu pongono un problema importante, e cioè il nostro diritto di aspettarci che la Cina rispetti le stesse regole che rispettiamo noi nella produzione, nella società, eccetera. Adesso ci dici che ci sono, diciamo, i fermenti perché sulla scia della liberalizzazione economica possa venire anche qualcosa da questo punto di vista, non so se è una liberalizzazione politica, però tu nel libro anche poni un problema: se è più adatto a gestire lo sviluppo una democrazia o una dittatura come quella cinese. E poi vorrei chiederti, pregandoti di risposte più brevi così facciamo più domande, in che misura si può dire che la Cina ha superato economicamente gli Stati Uniti? Tu fai un esempio che è clamoroso: si deve fare l'alta velocità ferroviaria in California tra Los Angeles e San Francisco, mi pare, hanno fatto un bando internazionale, sono arrivati i cinesi e hanno detto: ve la facciamo noi, vi diamo i soldi, non dovete preoccuparvi di niente, l'avrete chiave in mano, e probabilmente hanno sia la potenza tecnologica sia quella finanziaria per fare questo, come tante altre cose. Allora, che succede? Siamo nelle mani della Cina economicamente e anche politicamente? Allora, la risposta sintetica è questa: la Cina è destinata a sorpassare gli Stati Uniti nella misura più grossolana e approssimativa che abbiamo della ricchezza economica, che è il prodotto interno lordo, il PIL. Questo sorpasso è inevitabile, cioè adesso le date possono variare. In questo momento, per esempio, noi c'è una flessione nella velocità di crescita cinese, ma nel senso che sono passati da un 10% di crescita anno a un 8%, potrebbe anche essere un 7% a fine anno. Succederà fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, non ha molta importanza, ma la traiettoria è abbastanza certa. Attenzione a non confondere poi il PIL con la ricchezza pro capite. È evidente che la Cina è, lo dicono gli stessi dirigenti cinesi, siamo una nazione ricchissima piena di abitanti poveri, nel senso che hanno 1.300.000.000 di abitanti. Il ceto medio cinese oggi probabilmente raggiunge già i 400 milioni, Stiamo parlando comunque di un benessere molto diffuso. Attenzione a non scambiare la Cina con, la stessa Russia di Putin, con il fenomeno degli oligarchi. Ha una ricchezza che è molto più concentrata verso l'alto. In Cina c'è un benessere materiale molto diffuso, fermo restando che rimangono delle aree di arretratezza e di miseria spaventosa. Io le ho girate, le ho viste con i miei occhi, certe campagne cinesi, soprattutto le zone dello Sichuan, il Tibet ovviamente, poi tutte le zone abitate da minoranze etniche, i tibetani, gli uiguri che sono di religione islamica, i mongoli, queste sono zone ancora rimaste alla periferia dello sviluppo. Quindi i problemi sociali della Cina sono destinati addirittura a ingigantirsi man mano che aumenta il PIL del paese. Per questo la Cina non è pronta ad assumere una leadership mondiale, perché ancora, diciamo, al proprio interno dei bisogni da paese emergente, e perché non ha un regime politico adeguato. Per esercitare, per aspirare ad un ruolo imperiale, chiamiamo così, o neo-imperiale, bisogna anche avere quello che gli americani hanno definito il soft power, il potere dolce, il potere morbido, che è quella che un grande pensatore italiano, Antonio Gramsci, definiva l'egemonia culturale. Nel senso dell'impero, l'egemonia culturale vuol dire che una nazione leader ovviamente persegue i propri interessi, ma al tempo stesso è capace di avere un progetto, un disegno che integra interessi di altri paesi,
No? E la capacità degli Stati Uniti è quella di offrire. Guardate, per fare un esempio molto concreto e molto vicino a noi, guardate il ruolo che Obama ha svolto durante la crisi dell'Eurozona, telefonando settimanalmente a tutti i leader europei, facendo un'azione di pressione morale per cercare, per esempio, di convincere Angela Merkel che le politiche di austerity stanno portando tutta l'Europa verso la recessione. Cioè, questa è l'idea di una leadership che incorpora soft power, egemonia culturale, cioè l'idea di un paese che ha un progetto che è anche di interesse comune. Questa è la Cina, pensate, la Cina nella crisi dell'Eurozona, teoricamente la Cina avrebbe potuto avere un'influenza perfino superiore agli Stati Uniti perché ha molti più mezzi finanziari, ha le riserve valutarie più ricche del mondo, ha 3.000 miliardi di riserve valutarie che stanno nella cassaforte della sua banca centrale, che sono l'accumulo di tutti gli avanzi commerciali anno dopo anno. Se la Cina avesse avuto il livello di maturità degli Stati Uniti, poteva venire in Europa a dettarci condizioni, no? Comprare pezzo per pezzo le economie di ogni paese europeo, salvarci, ma al tempo stesso diventare. Non possono fare quel salto perché non fa parte ancora, non sono arrivati a quel livello di sviluppo. In questo senso, nel declino americano c'è ancora. Cioè, il declino degli Stati Uniti è un tema magnifico, perché i declini degli imperi sono sempre delle fasi interessantissime. No? Nello spettacolo teatrale che ho fatto ieri sera qui, che qualcuno di voi forse avrà visto, faccio quel paragone, quell'analogia con la Vienna d'inizio secolo e la formidabile vitalità culturale di una capitale dove al tempo stesso si incontravano negli stessi caffè letterari si incontravano i pittori dell'espressionismo come Klimt, Kokoschka, Schiele, scrittori come Musil, Joseph Roth, Kafka, il fondatore della psicanalisi Freud, il matematico Wittgenstein, l'economista Schumpeter, cioè tutti i geni di un secolo erano lì negli stessi anni in una capitale di un impero che si stava disintegrando sotto i loro occhi. Il declino può essere stupendo. Sì, ma infatti tu parli della forza di un sistema americano che premia gli originali, i ribelli, per esempio tipo Steve Jobs, e parli appunto di questa capacità dell'America. Quando noi parliamo dell'America parliamo in termini di speranza anticinese anche dell'Europa, no? Perché è una proiezione, come la vera capacità di creare futuro, cioè di creare culture, di creare nuove mode, di creare nuovi modi di vivere, per esempio le slow city, le città in cui non si corre più, non si fa rumore e tutto il resto. Allora, mi pare che tu dica che una nostra speranza, diciamolo tra virgolette, ma senza fare gli anticinesi a tutti i costi, stia proprio in questa capacità dell'America di conservare questo tipo di leadership, che poi è determinata anche da una cosa che dalle nostre parti può sembrare strana a seconda di come la si pensa, e cioè tu dici che la contaminazione etnica è una grande forza, è un grande vantaggio. Sì, brevemente su questo tema rispondo affrontando la questione della creatività, cioè la Cina è stata capace di diventare la fabbrica del pianeta. Ormai la concentrazione di potenza manifatturiera che c'è in Cina è smisurata ed è probabilmente irraggiungibile da qualunque altro paese. L'India potrebbe nel giro di qualche decennio tentare di raggiungere la Cina, ma comunque è là che ormai il centro manifatturiero. Però un conto è essere la fabbrica delle cose, altro essere la fabbrica delle idee e la fabbrica dei sogni. Questo rimane l'America. Il tipo di benessere che si crea in California, è una zona che conosco bene, a cui non solo ci ho vissuto ma sono legato anche per motivi familiari, insomma una delle mie patrie è lì, è non a caso nata la Silicon Valley nello stesso luogo che ci ha dato la contestazione studentesca di Berkeley 4 anni prima del maggio 68 parigino, i germi del movimento ambientalista, le punte avanzate del femminismo americano, il movimento per i diritti dei gay, è il luogo, San Francisco e quell'area lì, luogo della trasgressione permanente, dove gli originali sono premiati anziché essere
messi in carcere come si usa in Cina. Uno come Steve Jobs, io penso seriamente, essendo sempre stato per tutta la sua vita uno spirito ribelle, profondamente ribelle, in tutto, anche nello stile di vita, aveva sposato il buddismo zen, in Cina sarebbe stato equiparato a un dissidente, probabilmente finiva in carcere, oppure se ne sarebbe andato, perché lì non trovava... Ecco, questo, quel tipo, quello è confortante per noi europei, perché è la prova che le libertà, in senso lato, non solo la libertà di votare, di scegliersi il proprio governo, che comunque i cinesi non hanno, ma tutte le libertà fanno bene anche allo sviluppo, se intendiamo per sviluppo uno sviluppo che ci fa crescere, non soltanto l'accumulo di ricchezza materiale. Uno dei nostri, Steve Jobs, se fosse stato in Italia avrebbe fatto l'elettricista al massimo, no? Figuriamoci. Ieri sono stati qua dei giovani che, grazie a dei programmi regionali, non so se tu eri presente, ci sono due che costruiscono l'aereo superleggero più veloce del mondo. Questi affari che ci sono qui sono fatti di marijuana, scusate, io non lo so dire, ma è di droga, nel senso che sono fibra di canapa, che si può utilizzare in maniera non solamente per farsi, per sniffarsi, eccetera. E cioè la creatività giovanile. E una delle cose che si disse qui, proprio uno dei due inventori a tutti i costi di questo aereo superleggero, diceva: non vi laureate in giurisprudenza, per favore, lasciate perdere. E citava il caso di laureati in matematica italiani che sono 190 l'anno, e invece citava numeri cinesi che, diciamo, a parte il gigantesco numero degli abitanti cinesi, ma in proporzione erano molti di più. Allora Federico, noi abbiamo un problema dei nostri figli, al sud è un problema anche più grave perché vanno via, eccetera. Che facoltà li facciamo fare? Che cosa gli diciamo a questi ragazzi? Come possiamo dargli un suggerimento, non un consiglio, perché probabilmente non l'accetterebbero neanche, diciamo, da parte di uno come te che conosce il mondo dove avvengono le cose che poi avverranno da noi fra qualche tempo? Noi sicuramente produciamo pochi laureati in materie scientifiche, è un difetto storico del sistema della formazione in Italia, anche se la buona notizia che voglio sottolineare è che quelli che studiano le materie scientifiche, e non solo per la verità le materie scientifiche in Italia, comunque una parte di loro, sotto quell'etichetta negativa della fuga dei cervelli, si nasconde un elemento rassicurante, cioè io ne vedo arrivare tanti in America e sono bravissimi e vincono borse di studio, vengono accettati nelle grandi università di elite americane, dove le procedure di ammissione sono di una selezione spietata, e quindi i nostri giovani neolaureati devono vedersela non solo con i migliori americani, ma con i migliori francesi, tedeschi, cinesi, indiani, giapponesi e coreani, e ce la fanno. Quindi questo vuol dire che il nostro sistema, cominciare dai licei italiani fino alle università, non fa così schifo come crediamo noi. Perché se continuiamo a sfornare dei talenti che poi vengono in California, nella Silicon Valley, perché qui non hanno trovato le condizioni, l'ambiente che gli consentiva di esprimere tutte le loro capacità, i finanziamenti che si trovano in California per le idee geniali, non solo di Steve Jobs, ma di 100 altri, alcuni più famosi diventano Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg di Facebook, Larry Page e Sergey Brin di Google, ma sotto di loro ci sono aziende più piccole che comunque sono il frutto di idee geniali. Indubbiamente lì diciamo, c'è tutta un'organizzazione che è favorevole a premiare questi talenti. La buona notizia è che comunque noi continuiamo a produrne di talenti, poi devono venire in California per trovare i capitali, ma abbiamo una base, uno zoccolo di partenza che è positivo. Io poi
esito, stento a dare dei consigli sulle facoltà da scegliere, perché intanto giurisprudenza di per sé non è, io ho studiato economia, quindi non sto facendo, però se voi pensate ad esempio a tutta la importanza che acquista nella vita quotidiana di un paese come l'Italia la legislazione comunitaria, cioè il diritto europeo, no? Le aziende ormai si muovono in un ambito normativo che non è più solo nazionale, no? In realtà di lavoro per chi ha studiato il diritto europeo ce ne sarà sempre di più in Italia, quindi non è che giurisprudenza sia per forza la facoltà, una specie di binario morto in cui sono destinati a fare praticanti non pagati negli studi legali per tutta la vita. Bisogna saper immaginare anche dei percorsi di carriera diversi, ma quello che io consiglio ai giovani italiani comunque è di inserire nella propria progetto di formazione un pezzo di esperienza all'estero che serve a aprirsi degli orizzonti, a capire dove sta andando il mondo. Poi uno non deve fuggire, andarsene per sempre, sperabilmente. Qui il futuro, intanto è uscito adesso, sta uscendo, credo che stia arrivando in libreria in queste ore, un mio libretto nuovo, molto, molto agile, molto breve, che è una difesa del modello europeo, in cui io sostengo che i requiem, le messe funebri per il modello europeo sono premature e anche profondamente sbagliate. Lo dico da ormai da americano, cioè vivendo da 12 anni sotto il regime sociale americano, anche nei 5 anni in cui io ero in Cina ho mantenuto sempre la residenza fiscale negli Stati Uniti, quindi sono contribuente americano da più di 12 anni e vedo vantaggi e svantaggi del sistema americano. Quello europeo è superiore. Ci naturalmente il più forte, se è compatibile con i costi, con tutto il resto. Il più forte modello europeo è quello che si incarna nella Germania, nei paesi più simili, l'Olanda, tutta l'Europa nordico-scandinava che ha delle eccellenze dal punto di vista sociale. L'Europa mediterranea non è riuscita, contrariamente a quelle che erano certe aspettative nel momento della nascita della moneta unica, non è riuscita ad agganciare quel modello. E qui c'è una contraddizione fortissima, che è quella che noi dobbiamo risolvere. Però ecco, quando io vengo, una parola sul tema dei giovani qui. Una delle cose che a me colpiscono ogni volta che ritorno qua, e parlo proprio della Puglia in particolare, visto che le ultime due estati le ho trascorse qui in giro per i festival, c'è una combinazione molto particolare di ricchezza storica e artistica, e basta guardarsi alle pareti, di non abbastanza conosciuta, tra l'altro. L'America, che è un grossissimo mercato per il turismo internazionale, e presto lo sta diventando anche la Cina, conosce dell'Italia ovviamente Roma, Firenze, Venezia, poi Capri, Taormina, poi ci sono dei fenomeni di marketing che andrebbero studiati, dovreste studiarli voi, ad esempio. Tutti in America conoscono, no tutti, ma insomma una certa fascia di turismo medio-alto, che poi è il turismo di qualità, il turismo di elite, quello che spende, quello che vuole mangiare bene, stare negli alberghi giusti, visitare le città d'arte, godersi un paesaggio preservato. Quel tipo di turismo, ad esempio, conosce le Cinque Terre. C'è stata un'operazione di marketing che ha dato alle Cinque Terre, che sono un angolo di Liguria delizioso, ma insomma non è che abbiano dei vantaggi superiori ad altre parti d'Italia. Ecco, bisogna studiare il marketing del turismo, perché il turismo di qualità, di cui qui avete riunite tutti gli elementi, l'arte, la storia, il paesaggio, la natura, il clima, l'enogastronomia di altissima qualità, e anche, lasciatevelo dire da uno che ha un occhio esterno, c'è una
una gentilezza dell'accoglienza che in altre parti d'Italia ormai un po' blasé, troppo, insomma è fin troppo ovvio dirlo, i veneziani ormai, i turisti, li trattano a pesci in faccia, perché tanto non devono muovere un dito perché i turisti vengano comunque, anche se il veneziano gli sputa in un occhio, il turista è costretto a continuare a venire a Venezia. Quindi invece no, qui no, cioè io lo posso dire veramente da visitatore esterno, che qui c'è ancora una gentilezza vera, un'ospitalità vera, sono cose che si sentono, che la gente ricorda. Su queste cose, guardate, che si possono innestare delle operazioni che non sono il turismo. Noi abbiamo ancora in mente una vecchia idea di turismo che sì, crea ricchezza, crea posti di lavoro, però nella fascia medio-bassa, cioè non sono i posti di lavoro dei nostri laureati. Non è vero, cioè creare l'agriturismo di alta qualità significa che ci deve essere anche chi sa, per esempio, progettare dei siti internet fatti in modo da essere immediatamente efficaci sul mercato americano. Cioè, il turismo crea anche posti di lavoro informatici oggi, il turismo di qualità, no? Per non dire che ormai la grande competizione internazionale sulla qualità del vino si fa in California, nelle facoltà di biologia e di biogenetica delle grandi università californiane. Cioè si creano posti di lavoro anche a quei livelli, che diventano i consulenti delle grandi aziende vinicole della California, no? Cioè veramente bisogna fare un salto e immaginare che, a partire dalle ricchezze che ci sono su questo territorio, un'operazione vera di investimento sulla vocazione culturale, artistica, turistica, è un volano per la crescita di posti di lavoro di altissima qualità. Ti interrompo un attimo, a quanto mi consta c'è una domanda, per esempio, di uva da tavola al nord Europa che la vuole senza il nocciolino. E qui acquistano un brevetto americano-californiano per farla. Questo quindi per dare conferma a quello che tu dici. E Federico, ti faccio tre ultime domande, dobbiamo chiudere nel giro di 10 minuti. Una, se mi permetti, localistica, ma in base alla tua esperienza internazionale. Noi continuiamo a parlare in Italia di nord, sud, eccetera. La Germania parla invece di tutta l'Italia come del sud dell'Europa. E ho l'impressione che poi complessivamente anche la Germania finisca per essere un sud del mondo di fronte a queste potenze emergenti che sono la Cina, cioè il nuovo equilibrio del mondo. Quindi se tu dovessi dire qualche cosa a sud d'Italia, che cosa diresti? Due, l'importanza della rete, di internet, anche per il futuro dei nostri ragazzi. E tre te la faccio dopo. Ah, dunque, la Germania è un tema veramente affascinante, perché noi viviamo sotto una specie di commissariamento tedesco. Sappiamo che l'Italia ha perso molta sovranità, che le scelte di politica economica, da cui dipendono poi i tagli allo Stato sociale, le tasse che paghiamo, sono decisi forse più a Berlino o in una triangolazione tra Berlino, sede del governo tedesco, Francoforte, sede della Banca Centrale Europea, e Bruxelles, sede della Commissione. Sono decise più lì che a Roma, sostanzialmente. Attenzione però a non demonizzare la Germania, che invece merita di essere studiata nelle sue forze, perché il successo tedesco contiene una lezione profondamente positiva per noi. In realtà la Germania è l'unico paese delle grandi economie avanzate d'Occidente, è l'unico paese che da 10 anni a questa parte ha sistematicamente un avanzo commerciale con la Cina, cioè riesce a esportare in Cina più di quanto importa. Grazie alla qualità delle sue tecnologie, vende ai cinesi più di quello che i cinesi riescono a vendere in Germania.
è un paese che rappresenta la più fantastica confutazione di quel teorema tragico della globalizzazione che dipinge la globalizzazione come una competizione al ribasso, che ci impoverisce, che ci costringe a rincorrere i cinesi adeguandoci ai loro livelli, rinunciando alle nostre conquiste, rinunciando ai nostri diritti, abbassando i nostri livelli di protezione e di retribuzione, di tenore di vita. La Germania dimostra di essere vincente nella competizione globale con i salari più alti del mondo, i sindacati più potenti del mondo, le regole ambientaliste, le regole ambientali più severe e rispettate in casa sua. È importante questo. A fianco alla Germania c'è tutto un pezzo di Europa nordica che, guardate, è interessantissimo. I paesi scandinavi sono paesi dove i sondaggi fatti nelle opinioni pubbliche dicono che sono i più sereni sul loro futuro, non hanno paura dell'impatto della globalizzazione sul loro modello di vita. E una delle ragioni è l'investimento che hanno fatto nell'istruzione. Sono sempre in testa alle classifiche OCSE sulla qualità dell'apprendimento nei licei. Svezia, Finlandia e Danimarca. E questo è il modello europeo vincente. Ovviamente il paradosso è che poi l'attuale governo tedesco di Angela Merkel sta costringendo l'Europa mediterranea, l'Europa periferica, a delle politiche di austerity che ci rendono meno europei in qualche modo. Cioè, in realtà, mentre la Germania difende, a prescindere dal colore dei suoi governi, non importa siano socialdemocratici o cristiano-democratici, difende in Germania, nel cuore dell'Europa, il modello sociale europeo, lo sta smantellando alla periferia. Questa è una contraddizione seria, però è una contraddizione che chiama in causa noi, perché quello che Angela Merkel non possiamo pretendere da Angela Merkel è che chieda al contribuente tedesco, che poi è l'operaio della Volkswagen, di farsi carico di operazioni di aiuto, di salvataggio di paesi dove esistono delle ricchezze nascoste, delle ricchezze illegali, delle aree di evasione fiscale immense. Quando l'operaio della Volkswagen legge, perché hanno dei buoni giornali tedeschi, hanno una buona informazione su quello che accade nei paesi vicini, quando leggono che non solo gli armatori greci, ma i membri del Parlamento greco hanno già portato tutti i loro soldi in Svizzera in preparazione di un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Loro si chiedono, ma dobbiamo pensarci noi a salvare la Grecia quando i greci che potrebbero farlo si sono già messi al sicuro? Quando leggono che in Italia c'è un'evasione fiscale che rappresenta il 15% del prodotto interno lordo, un record mondiale dell'evasione, i tedeschi si chiedono perché non cominciamo prima a operare una solidarietà nazionale tra di noi, prima di andare a chiedere eventuale scudo antispread alla Banca Centrale Europea. Quindi rimanda a delle scelte nostre il fatto se vogliamo far parte di quel modello sociale europeo che funziona e che secondo me rimane il più avanzato del mondo, oppure se vogliamo lasciarci andare alla deriva. Ci sono minacciosi inviti a chiudere. Io credo che dalla tua bellissima esposizione sia venuto un elemento di fiducia piuttosto che di timore, di angoscia per il futuro. Io vorrei chiederti brevissimamente cosa vedi dietro l'angolo per l'Italia, dietro un angolo vicinissimo, e poi in generale alla De Filippo, come e quando passerà a nottata? Rifiuto qualunque
provocazione a trasformarmi in un guru e in un futurologo. Io ho delle convinzioni profonde. Una è quella che non esistono declini inarrestabili. Lo dico sulla base di esperienze concrete, perché ho visto la storia della Cina da questo punto di vista, o dell'India, le trovo esemplari, perché sono paesi che sembravano, fino a un passato relativamente recente, condannati a una decadenza inesorabile, ineluttabile. Guardate, l'India, che è un altro paese che ho frequentato molto, sul quale ho dedicato un libro, mi ha colpito tantissimo, vedendo l'India di oggi, i fermenti di vitalità in un continente, perché non è una nazione, pieno di problemi enormi, ma anche con una vitalità notevole, che è stata capace di punte di avanzamento, di progresso straordinarie, un paese giovane. Andarmi a rileggere le pagine che scriveva Pierpaolo Pasolini quando fece un viaggio in India insieme con Alberto Moravia, ed erano i primi anni 70. Si chiama Il profumo dell'India, un bellissimo libro di viaggio di Pasolini, e dipinge l'India come paese della disperazione, dove un giovane non aveva nessuna prospettiva per il futuro. E così era l'India, così si viveva essa stessa. Un grande scrittore indiano, Naipaul, premio Nobel della letteratura, ha scritto dei libri terrificanti in quell'epoca sull'India. Beh, adesso andate in India a vedere cos'è lo spirito dei giovani indiani. Quello è un paese che sforna 100.000 ingegneri, neolaureati in ingegneria, dai politecnici. Alcuni dei politecnici indiani sono di una qualità tale che è più difficile entrare all'MIT indiano che non a Harvard negli Stati Uniti. Il percorso di selezione è più spietato per entrare nel miglior politecnico di Delhi e di Bangalore che non a Harvard negli Stati Uniti. Andate a vedere che cos'è l'idea del futuro che hanno i giovani indiani, e ci si rende conto di come in 30 anni, 40 anni si è capovolta completamente una visione del futuro. Questo mi fa dire che non esiste mai una ineluttabilità. Ma non è che noi questo futuro ce l'abbiamo già alle spalle? Ma anche l'India ce l'aveva alle spalle, aveva una storia di diverse migliaia, di diversi millenari di storia, millenni di storia alle spalle, e poteva pensare che ormai c'era soltanto un futuro all'indietro e non in avanti. Non c'è nulla di ineluttabile, e quello a cui credo profondamente è nel cambiamento che parte dal basso. Cioè, e questa è una cosa, questa è una lezione che mi viene dagli Stati Uniti, che è un paese con enormi problemi, con grandi difetti, compresi difetti di classe dirigente. È un paese dove però c'è sempre l'idea che la società civile deve prendere il proprio futuro nelle sue mani. Una cosa che mi piace degli americani è quest'idea che a un certo punto, se non siamo contenti di come siamo governati, non passiamo il nostro tempo a mugugnare e a lamentarci dei nostri governanti, cominciamo a organizzarci in modo diverso, partiamo dal quartiere in cui viviamo, dalla comunità, cominciamo a lavorare dal basso per fare delle cose concrete che comincino a disegnare un futuro diverso. Questo è molto americano, quest'idea di dire costruiamo qualcosa anziché semplicemente lamentarci di quelli che stanno a Washington, e hanno anche gli americani, hanno mille ragioni per lamentarsi della loro... Personalmente ho una buona opinione di Barack Obama, ma anche lui ha fatto dei grossi errori, ma se guardo per esempio alla qualità media dei parlamentari americani, La produttività del Congresso americano lascia molto a desiderare. Gli americani si dicono: cominciamo a fare qualcosa noi, qui. Cioè, scegliamo un problema che possiamo risolvere noi in questo quartiere e cominciamo a fare questo. Poi da qui penseremo al passo successivo. Dovremmo tener conto di questo. Dovremmo tener conto di questa indicazione, di questo esempio, un po' qui al Mezzogiorno, non è vero?
Allora, una domanda da parte del pubblico. Mi faccio l'onore del festival ringraziando Federico, mentre incombe l'appuntamento successivo, altrettanto dirimente come tema sull'identità del demos europeo. Beh, facciamo una domanda a Federico con una risposta secchissima. Una parola smarrita, una parola da reinventare. Una parola smarrita, una parola da reinventare. Devono essere una sola o due? Beh, se è smarrita occorre reinventarla, quindi... Umanesimo. Perfetto, grazie.